Buonasera a tutti, sono Luigi Onorato, se preferite bentornati su Dungeon & Dragons Battle versione Jap con l'analisi della nuova LR pullabile. Allora, io li ho trovati. Iniziamo. L'LR Goku piccolo, non della saga dei Saiyan, come chiunque sano di mente se li sarebbe mai aspettati, ma dal film di Garlic Junior, il che è abbastanza... perché noi il Garlic Junior e il Gohan che abbiamo avuto in questo periodo sono del... sono della serie, sono dello del filler, non del movie, quindi... ok... PG... iniziamo a parlarne anche meglio. Tanto vi sembra di averla già sentita con Trunks. 2813 HP per 17105... sì, 105 attacco, 11338 di difesa. Leader della category Saviors, quindi praticamente se la fanno con picco per una category che, ragazzi, lasciamo stare che è meglio. 4 key e 130% stat. Ora, in una Saviors nell'LGE Stupidi mi avrebbe fatto molto comodo. Sono sincero, mi avrebbe fatto davvero comodo quando ho dato la fase finale tech. Non rifarò l'LGE, non la rifarò, anche perché sto notando che non è easy come può sembrare fare gli showcase dell'LGE. Prendono una marea di tempo quelli del GT, quindi devo trovare un altro modo per far vedere i vari PG in azione, perché sono bloccato troppo. Però fa quella di Cooler, cioè, è davvero la morte. Ditelo magari nei commenti, vi porto anche l'avance, non la finisco positivamente perché sono molti molti rischi. Comunque, oppure 4 key 100% stazza agli int. Già con la leader non iniziamo bene, ma si può sempre migliorare. Non migliora troppo, cioè, ragazzi, questa è un LR saltabilissima che anche in ottica futura sinceramente non la vedo bene, salvo non esca con un nome diverso in qualche modo la sua versione Dokkan Festival della saga dei Saiyan, ma non so con quale nome diverso potrebbe uscire. Forse una qualcosina potrebbe avere. Passiva: al lancio della special 120% acqua e difesa, bonus e malus, bonus ogni altro boost che avrà in, che dirò in questo video sarà moltiplicativo e arriverà, vi già dico, a un massimale di 343% con anche l'active, sia attacco che di difesa, che è tantissimo per un LR. Punto negativo: non gioca prima manco a pagarla, gioca seconda. In alcuni eventi può avere molti problemi, ovvero in quegli eventi che infliggono seal, e parlo praticamente solo del Battlefield come evento serio, anche se non si sa mai un nuovo evento del God of Destruction. Io mi aspetto, ragazzi, ve lo dirò molto papale, un evento God of Destruction riguardante i draghi malvagi ai KK. Io me lo aspetto, anche se cioè si stanno mostrando molto movie team, molto movie tematici, esclusivi festeggiamenti dual. Se si è davvero il Tanabata all'ennesimo budget e poi Janemba, sarà un attimo da vedere. Altre chance di lanciare fino a 2 additional, quindi solo pugni, sono come chance un 50%, ok, ci sta, buono, buono. Più un key e 10% attacco e difesa su un massimo 59% per ogni attacco fatto. In media ci vorranno quindi 3 turni, per un totale di al sesto turno questo PG si fulla. Il che in road non è il massimo, negli altri eventi vuol dire che lo avrete bello carico già nella terza forma del nemico. Nel momento in cui però avete meno del 59% di HP e avete fatto almeno 6 attacchi, guadagna anche il fatto di lanciare una special garantita, arrivando quindi a poter fare 4 attacchi in un turno, 5 con l'additional di Ability Shaft. Come danno potenziale non è affatto male, può arrivare a fare danni davvero molto alti, ma molto 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 alti. È un danno potenziale, cioè può arrivare a farvi 20 milioni di danno come ve ne può arrivare a fare 2. No, 2 milioni no, però
Capite cosa voglio dirvi? Non vi potete affidare completamente su di lui. Abbiamo anche un active skill che dà 6 key attacco e difesa 59% per un turno, attivabile quando avete pochi HP, quindi meno del 59%. E avete lanciato... Ah no, scusate, quando avete più del 59% di HP e avete lanciato solo più attacchi in corso della battaglia. Esiste quel caso più unico che raro in cui avete esattamente 59% HP e potete fare tutto, però anche questo non mi piace del PG, sinceramente. Vi costringe ad avere o active o passiva completa, che mi sa che è tanto una cacata a mio avviso. Sinceramente parlando, per me è tanto 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 una cacata. Capito che poteva essere tanto avere il seconda special con il turno dagli oltre 300k di stats, però cavolo, così me lo castrate un pochino. Nel momento in cui attivate l'active ha anche il cambio di costume, esattamente come Vegeta anniversario, in cui si spogliano come fanno di solito, perdo anche un piccolo, perde anche un po' di abbronzatura nei piedi. No, va bene. Link skill, altro non te dolente. In fighter, shooting speed, grenades, in fighter, sui support, fio sbattere, legendary power. Non ha proprio link skill migliori del mondo e categorie, ragazzi, crolliamo. Saviors, Move Heroes, Joined Force, Full Power. La cosa triste è che il team migliore in cui gioco è Full Power. Full Power che è un team che, signor onnipotente, io vi chiedo per pietà, fate uscire un nuovo leader. Full Power gioca con doppio Broly. Doppio Broly non va bene. E no buono. Non perché fa eccessivamente cagare doppio Broly, per carità. Ma fa eccessivamente cagare doppio Broly, per carità. Doppio Broly ormai è vecchio come mio nonno. Come leader ha 3 anni forse. 2 anni e mezzo, quindi è anche l'ora di pensare un pochino a cambiare, no? Nuovo leader aiuterebbe, perché dico che questo PG è là al suo massimale, perché il suo massimale, ed è comico pensare a come è andata la sua multi, perché nella sua multi ho trovato lui e Gokusa, e il suo best partner di tutti i possibili team attuali è proprio Gokusa, che non lo è in key-wise, ma lo è alla fin fine per tutto il resto. Quindi io mi sono fatto la multi, ho trovato la turnazione di Full Power, che risulta una turnazione davvero interessante, in cui si pompa una vicenda. Gokusa si castra un pochino per stare dietro a questo qua, però è comunque una possibilità che, se volete provare, sinceramente parlando, nessuno ve lo vieta. Può essere anche divertente, secondo me, provarla un pochino. Poi è naturale, bisognerà vedere bene come gioca. Non l'ho ancora provata, sinceramente, quella non l'ho ancora provata perché non ho ancora avuto tempo di provare una registrazione di questo PG. Però mi incuriosisce un full power con loro due in una turnazione. Mi preoccupa tanto, perché mi preoccupa in una maniera indecente, ma mi incuriosisce. Ragazzi, il PG è stato un po' deludente, io li provo a prendere, non è un PG su cui sarei andato all'in, non è un PG su cui avrei fatto i salti mortali, l'ho trovato con un numero di stone esiguo, 150, trovando una cosa che mi interessava 100 volte di più, ovvero l'abilità di Gokusa, che per me era una cosa che poi sentivo che senza mancava qualcosa di importante al mio account. Però lui è lui, lui. Lui è un PG che anche senza non morite. Mi ha dato molto fastidio il fatto che non sia nella categoria di Gohan. Ora non ricordo il film di Garlic Junior, ma mi pare combattano comunque al Santuario di Dio. Quindi mi dà abbastanza fastidio. Però va bene, cioè devo anche accettare che le cose vanciano così. Quella categoria ha dei seri problemi, potevano salvarla un pochino. Ma a quanto pare non gliene fotte a nessuno salvarla. Quindi perché dovrei tenerci così tanto? Sick. Sick, perché quella categoria ha bisogno di tanto amore. È davvero messa molto molto male, sappiatelo. Molto 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 male. Ma davvero molto male. Quindi bisogna cercare di capire che ha bisogno di molto affetto come team. Affetto che nessuno gli dà. Poretto. Comunque, per il resto, ragazzi, io lo builderei critico, fa una marea di additional. Il seed additional lo reputo più che normale,
non c'è da dover esagerare, secondo me. Tranquillamente ve lo gestite e poi vedete un attimino come meglio muovervi. Bisognerà capire un pochino giusto come andrà avanti nel futuro. Non lo vedo bene come PG, però mi posso sempre sbagliare e sarei solamente felice di sbagliarmi in questo caso. Sinceramente sarei davvero solamente felice di sbagliarmi perché vorrebbe dire che ho un LR giocabile. A oggi io non la vedo un LR giocabile. Ma in nessun modo la vedo un LR giocabile, la vedo un LR me. Purtroppo la vedo molto molto me. Detto questo, ditemi voi cosa ne pensate, se anche voi l'avete trovata, e noi ci vediamo nei prossimi giorni con la conclusione finalmente, che è stata un'epopea, delle nostre carissime ruote. Alla prossima, ragazzi.